Ciao! E allora niente, io ci trovo, sto provando un gusto incredibile a fare i video di domenica tardo pomeriggio proprio perché per me domenica tardo pomeriggio è relax. E allora, sempre scombinata, questo è un video sulle calze e sulle scarpe. E tu dici, che video interessante! No, ti voglio far vedere qualche cosetta che ho preso che potrebbe, secondo me, potrebbe interessare. Allora, partiamo con Calzedonia, dove mi sono sfogata perché da Calzedonia fanno il 50 già da diversi giorni. Hanno un casino di leggings interessanti, solo che non lo so perché. C'era cioè, un paio in particolare che mi piacevano molto. Non lo so. Tutto sommato il prezzo non è neanche tanto. Solo che poi se vedete Zenith ci sono leggings similari tipo a 5 euro. Non lo so. Niente, io sono così. Vedo le cose, dico sì, carino, poi lo poso. Poi quando mi convinco non ci sono più. Sono io sempre così, sempre stata così. Poi sono diventata di un insicuro che tu non hai idea. E allora, prima di fare vedere le cose particolari, faccio vedere le cose basic che sono quelle che possono interessare più di tutti. Allora, parto con il tripudio del Kitsch. Il gambaletto. Sì, ho comprato due paia di gambaletti. No, non li metto con la gonna, li metto sotto i pantaloni. Tra l'altro, li metto e li piego in modo tale che mi arriva la caviglia, quindi non me li metto neanche sotto il ginocchio perché io li trovo comodi i gambaletti. Allora, io sono così: o non metto proprio le calze, credo che si sia visto, no, credo, si è visto in un video outfit che ho fatto la settimana scorsa. O non metto le calze, ogni tanto in tanto, quando sento freddo, uso i gambaletti. Ora. Non che sia proprio la cosa migliore che possa esistere al mondo, ma io li trovo comodi i gambaletti, ma non ho capito. Allora, aspetta, partiamo da una cosa. Intanto costano 2,95 euro e io li ho presi col 50. Fatti il calcolo. 1,50 euro. Ho preso questi color carne, che però utilizzerò la bella stagione. Guarda che sono carini, hanno questi ghirigori. Ah, carini, carini. Questi color carne e poi identici neri, sarebbe fantastico se riuscissi ad aprirli. Ah, ho sconquassato la confezione. Sono identici neri, però questi qua li ho presi per adesso. Sono di Pisa, ma non mi interessa perché tanto io per lo più li metto con gli stivali. Quando metto gli stivali, se metto décolleté. Sì, ma no, allora sotto i pantaloni ultimamente ho messo i collan perché i pantaloni mi stanno grandi e quindi per non farli cadere ho messo i collan. No. E poi a proposito di collan, ho preso questi che costavano 4,95 euro, li ho presi con lo sconto del 50. Ora, io ho presi, taglia, li ho presi quarta perché io non voglio, mi dà fastidio che sotto i vestiti mi si veda il segno del collan. Però ora ti faccio vedere altri collant di una misura diversa. Questi sono i collant. Se sei un po' più rotondetta, sappi che io per anni ho comprato questi collant che sono della linea Basic. Ah, porca miseria. Ah, no, aspetta. Ecco, infatti, c'è la tabella. Lo vedi la XL? Io per anni ho comprato questi collant qui. Oh, rifiuta. Che sono questi. Qua c'è scritto microfibra coprente, li ho presi per tanti anni XL. Ti devo dire che io ancora ne ho delle paglia conservate, cioè che ho utilizzato io finora, soltanto mi stanno. Ma si è spostato il perno. Mi stanno grandi, mi cadono. Ora li ho presi L perché la testa mi ha detto prendi di L, non me ne frega niente, tanto mi uso così per tutti i giorni, diciamo. XL verso, tieni conto, io portavo la 56. Allora, andiamoci così: portavo la 54-56. Le XL mi stavano bene, un po' mi segnavano, però mi stavano bene. Insomma, mi calzavano. Anche perché considera che la microfibra spacca. Poi, a proposito di cose che spaccano, mi sono lanciata. Allora, aspetta, che li metto qua e poi andate direttamente in lavatrice. A proposito di cose che spaccano, visto che mi sono un po' fissata con alcune cose, leggerissima fissazione con i fiori. E qua, allora, ora sei costretta a sentire la canzone. Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno, la murica, torno, fiori di gelsomino, bla bla bla. A scuola ce la facevano cantare, io lo so.
I gruppi folcloristici della scuola. Allora, questo era l'ultimo paio, nel calzatino dove sono stata io, li ho presi terza, quarta, ML, e non me ne sono pentita, li ho provati. Allora, in vita mi stanno molto comodi, però mi piace perché mi piacciono come mi stanno, perché non sgrana troppo il disegno. Per questo io dico, ecco, vedi, se per esempio sei come me che porti la S o XS, dipende che cos'è l'indumento, magari un capo di questi, ecco, un paio di calze di queste, se le prendi anche una taglia più grandicella, cadono meglio perché si vede bene il disegno e non sgrana, perché il rischio di queste calze con i disegni è che sgrani il disegno e poi sono brutte, non lo so, a me non piacciono, non mi sgrana. Infatti io prima non le compravo queste calze perché mi sgranava. Una volta ho comprato un paio di calze da Calzedonia. Parlo. C'è un video. Io, ma sai, mi trovo i lividi addosso? Non so come cacciano i lividi. Allora, c'ho le gambe piene di lividi, le cosce, ma perché c'ho questi lividi alle cosce? Comunque, anni fa comprai da Calzedonia un paio di collan con le stelle. Erano super coprenti con queste stelle leggermente in rilievo con il blu. Cioè, la calza era nera e queste stelle, metti sto prendendo anni fa. Mamma mia, c'era una parte di gamba dove ogni stella diventava tanta, tanto che io non li misi completamente. Per non parlare quelli a quadri. Allora, scusa, che video, come al solito. Questa è la fantasia di queste calze. Fiori, 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 fiori. Che non vorrei, ma mi si appattano alla grande con i tronchetti Zara di cui sopra, che ho fatto vedere nel video haul. Ma io giuro, le ho comprate per i tronchetti Zara. Ho pensato questo: un vestitino. Io ho un vestito di tipo che in realtà era un maglione di prima, perché era una taglia grande, però lo uso come vestito adesso. Sto maglione, mi metto quel vestito che è color panna, queste calze e i tronchetti beige. Perfetta, la mia mente era perfetta e l'ho preso. Sono state 6 euro? No, sono state 4,95 euro. E questi, guarda che è molto carina la fantasia. Come direbbe mio marito, delicatissima, delicatissima. Quelle che veramente spaccano sono queste, che sono quelle con i ciuri, ciuri, ciuri tutto l'anno, che sono queste. Allora, queste mi sono lasciata consigliare, le ho prese taglia S, le ho provate quando sono arrivata a casa. Oggettivamente ho fatto per prendere le S perché io ho detto non le prendo M, però allora M non c'erano. Lui mi ha detto se vuoi te le faccio trovare la settimana prossima. Ho detto prendi le S, mi dicono perché te le devi prendere M. Le ho prese S, ho fatto bene, le ho provate, a dir poco perfette. Anzi, dirò, l'elastico mi sta un pochettino largo, però ho pensato, ho visto che si può fare tipo una pieghettina qui laterale, gli do un punto. Così mi sta più un pochettino più fermo. Questi sono i collan. Praticamente sono di pizzo con le rose rosse. Ragazzi, io non lo so perché. Tu hai da quanto tempo io le guardo? Da un sacco di te. Non le ho mai comprate. E queste, diciamo, queste che mi piacevano un altro paio con la fantasia pizzo, sempre da Calzedonia, tipo in vellutino, mi piacevano da impazzire, però non. Io lo so, mi stanno male, mi stanno male. Ecco, sai perché? Perché quando, secondo me, quando avevo la gamba grossa, non stanno bene queste calze. Almeno a me non sono mai piaciute. Tanto che veramente, dopo che ho comprato quelle con le stelle, quelle tipo a quadrotti, non ne ho comprate più calze con i ghirigori, ma perché oggettivamente non mi piacevano, non mi sentivo a mio agio. Ora mi sono avventurata e ho comprato questo. Vedi perché quella mi diceva prendi la S, prendi la S, sono grandi. Quindi queste restano abbastanza grandi. E se sei una S ti stanno comode. Perché a me mi stanno comode. E hanno la cucitura qua dietro perché sono proprio di pizzo. E queste le ho pagate, sai tu? Ah, bene, non c'è scritto il prezzo. Non me lo ricordo quanto le ho pagate. Nello scontrino c'è nel portafoglio, non me lo ricordo. Chiedo scusa. Comunque, quanto mi piacciono queste qua. Immagina, queste qua. Allora, senti qua il mio progetto. Queste qua. Ho il vestitino bordeaux che ho comprato da Forever 21 quando sono andata a Parigi. E scarpe nere. Ho queste qua. Vestitino nero, liscio, semplice, senza grigori. Rossettazzo, bello rosso. La più bella di tutte.
Scarpe, allora, un paio non ce l'hanno messa, nel senso che non so neanche io perché le ho comprate. No, non le volevo, mi piacevano un casino. Un altro paio, mia mamma aveva un buono da scarpe scarpe e mi ha detto: senti, guarda, io non ho trovato nient'altro che mi sta bene, prenditi questo buono, vatti a prendere qualche cosa tu. Ho aspettato gli sconti e infatti da quel buono ho ricavato un altro buono che poi, insomma, poi appena arrivano i nuovi arrivi, vediamo. Ma perché io da scarpe scarpe è un posto esattamente come Pittarello dove io ho difficoltà a trovare. Però c'è una marca che si chiama Prendimi. Sì, perché io ho preso lo stivale con l'etichetta Prendimi. Sono un genio, l'ho appena strappata. Allora, Prendimi. Questa può andare anche per le curvi, diciamo, perché io ho un altro paio di stivali della Prendimi che ho utilizzato fino a questa settimana, che però adesso li devo buttare. Sono proprio, si sono proprio. Cadono a pezzi, nel senso che cadono a pezzi, quindi questa marca Prendimi fa praticamente tutti gli stivali con il fascione elasticizzato dietro. Anche questi hanno il fascione elasticizzato dietro, guarda, vedi? Questi sono di quelli che si infilano e hanno la zip qui sotto, che diciamo l'hanno capito che dovevano fare una zip qua sotto, che è più comodo infilare il piede. E questi sono di quelli che vanno sopra il ginocchio. Io quell'altro paio di stivali Prendimi, ho messo una fotografia su Instagram dove ho detto ho riesumato sti stivali. Sì, li ho riesumati, soltanto che praticamente veramente, cioè li ho finiti di distruggere. Io quegli altri stivali adesso li metto lunghi, però volendo, se ti interessa, se non ti piace come sta, perché bisogna avere delle belle ginocchia per metterli con la svoltina, io prima non li mettevo con la svoltina. Cioè non che io abbia delle belle ginocchia, però nel senso, quando io avevo la coscia molto 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 abbondante, diciamo, no, non era abbondante, era lardosa la mia coscia, io non posso dire il contrario. Mi stringevano e proprio si vedeva la parte stretta, erano proprio brutto all'occhio. Però quando io li provai, girai la pattina in questo modo, quindi li ho resi in questo modo e mi cadevano a pennello. Quindi potrebbe essere un consiglio per chi magari ha le cosciotte un pochettino più robustine e non si vede bene. Questi sono gli stivali, con lo sconto sono di 34 euro. E mi piacevano tanto, li volevo di un altro colore, non li volevo di questo colore, però alla fine ho detto, è inutile che io giro, cioè, voglio dare sfogo alla mia fantasia, non li prendo neri, perché poi alla fine io gira, mi stava dicendo in palermitano, ah, lo dico in palermitano, gira, vota e firri, gira e rigira, metto sempre più o meno le stesse cose, hai visto? Cioè, ora ho preso questi collan variopinti, però per esempio questi qua, per esempio, adesso li vado a mettere in lavatrice, poi sciorino direttamente stasera i panni e domani li uso, perché io ho l'asciugatrice. Metto lo stendino accanto al termosifone, perché se mi stendo in terrazzo non si asciugano mai, quindi io prendo lo stendino, io ho uno stendino di Ikea fenomenale, che è piccolino, è proprio compatto, però abbastanza capiente. Prendo sto stendino, lo metto accanto al termosifone, dopo un'oretta prendo, ta-ta-ta, e lo capo, io ho l'asciugatrice, e te ne dico un'altra, e per adesso nello stanzino c'è un casino. Dentro lo stanzino passano i tubi ci sono tutti i connettori dei termosifoni. Non hai idea del caldo che ci sia dentro lo stanzino. Certe volte io prendo lo stendino e lo metto direttamente là dentro. Ma io non devo parlare di questo, devo mostrarti le scarpe. Ho preso queste a uso divano di nonna. Ragazzi, a me mi sono piaciute da impazzire queste scarpe. Aspetta un attimo l'etichetta. Quanto mi sono piaciute! Ma proprio le volevo! C'erano anche col nero, tipo col pizzo nero, però, cioè con la fantasia pizzo nero. Oh, ma ti rendi conto che io ho sempre odiato il pizzo e ora sto comprando cose di pizzo, cose, pizzo, pizzo cose. No, pizzo. Allora, dicevo, c'era, aspetta di fare la cretina per un attimo, e parlo di cose serie, poi. Allora, cos'è? Socialmente, ah, culturalmente, Tizio. E stavo dicendo. C'erano col nero, mi sono ricordato, nel senso che tipo i fiori erano dello stesso colore di queste scarpe e lo sfondo era nero, che sono praticamente identiche a un paio di scarpe della Guess, però a me non piacevano tanto, ho detto io queste me le sparo in primavera in allegria, guarda che sono, dai, sono carine, non mi sono bruttine, l'unico grande difetto sono di plastica. Allora, costavano 29,95, le ho pagate 15 euro. Le ho prese taglia 38 perché quando si dimagrisce si perdono le taglie, ma si perde anche
con molta facilità una taglia di piede, quindi ora vesto 38-39. 39 mi stava molto grande e il 38 mi stava piccolo, cioè mi stava giusto. Altre scarpe, per esempio, gli stivali sono 39. Ti do un consiglio: se pensi di prenderle, provale, non le comprare a scatola chiusa perché hanno una vestibilità molto strana. Provale, fidati. Se porti per esempio il 37, vedi il 37 e quel 37 che hai provato ti sta strano, prendi un altro 37 se ne hai la possibilità e provalo. Fidati, perché Piazza Italia è un posto dove io tendenzialmente mi confondo molto, infatti non ci vado mai. Cioè, prima quest'estate ci andavo perché trovo cose carine, ma ora non ci entro più. Sono entrata perché mio marito voleva preso un maglioncino, le ho viste e me le sono presa. E basta. E basta. Niente, vado a caricare la lavatrice. In realtà la lavatrice è già caricata. Ho detto faccio un video così metto queste cose a lavare. Non lo dovevo dire, vero? Non si dicono queste cose nei video. Non si dicono. Ciao e che le stelle siano con voi.